Suneo, ti rendi conto che sei l'unico della famiglia che non sa andare a cavallo? Veramente io? Coraggio, Suneo, non aver paura, avanti, provaci! Devo proprio? Galoppavo felice nel vento, in cima all'altopiano, sul mio magnifico puro sangue. Beh, avreste dovuto vedermi, ero meraviglioso. Ah, come ti invidio, Suneo. Anch'io, quanto mi piacerebbe andare a cavallo, anche a te, Nobita. No, scordatelo, sì. È impossibile. Nobita non riuscirebbe mai a farcela. Già, è proprio così. Ce l'ho già fatto! Ci stai dicendo che anche tu sei già andato a cavallo? Esatto. Non è possibile, è un bugiardo, non ne sarebbe capace. Io non dico bugie. Ho cavalcato qualcosa di simile a un cavallo. Pegaso? Certo, ho fatto amicizia con Pegaso, giochiamo insieme e si lascia cavalcare, è davvero magnifico. Hai cavalcato Pegaso? Quando e dove? L'altro giorno, in Africa, sì. Incredibile, sei addirittura stato in Africa, sono così invidioso. Anch'io vorrei fare un'esperienza del genere. Sul serio? Beh, allora se ti fa piacere posso provare a chiedere a Doraemon. Se quello che hai detto non è vero, ti aspetta una bella lezione. No, è la verità, fidati. Avanti, perché non ci porti a vedere il tuo amico Pegaso? Sei sicuro, Nobita? Non avrai esagerato un po' a dire una cosa del genere? No, sta tranquilla. Chiederò a Doraemon di portarci con la Docodemo Porta. Ma Pegaso è un animale fantastico. Non esiste un cavallo alato nel nostro mondo. Sicuramente non è esistito nel passato e non esisterà neanche in futuro. Dici davvero? Sono curioso di vederlo. Pegaso, stiamo arrivando! Aspettate un attimo, che sbadato che sono! Mi sono proprio dimenticato che Doraemon non c'è! Ciao a tutti! Ti prego, aiutami, ho detto a Suneo che poteva cavalcare Pegaso! Ah, tranquillo, è una cosa facile! Stai dicendo sul serio? Tu lo sai che Pegaso non esiste nel nostro mondo, vero? Ma certo che lo so! La barca safari! Bene, forza, tutti a bordo! Spiacente, ma ci sono solo 4 posti. Quindi ora estrarremo a sorte. Oh, ho vinto! Anch'io ho vinto! Wow, che fortuna! Uffa, io ho perso, non è giusto! Che bello, non vedo l'ora! Sono proprio felice, non ci posso credere! Ok, sedetevi e allacciate le cinture! No, voglio venire anch'io! Oh no! Fermatevi! Oh no, aiuto, cado! No, sono partiti! Finiranno in un mare di guai! Il parco safari degli animali fantastici! Suneo, ma per quale motivo lo hai fatto? E adesso si può sapere dove ci porterà! Non si riesce a vedere niente davanti a noi! Non capisco, ma che succede? Ehi, Suneo, puoi stare più attento a come guidi? Mi dispiace tanto, ma non ho la più pallida idea di come si faccia! Allora inventati qualcosa, chiaro? Oh no, guardate, si è rotto! State tutti bene, ragazzi? Ma dov'è finito, Suneo?
Dai, Suneo, avanti, riprenditi, amico. La barca safari è inutilizzabile. Già, ma soprattutto si può sapere che luogo è questo? Non ho mai visto un posto simile prima d'ora. Una cosa è sicura, non assomiglia affatto all'Africa. E tra l'altro sembra piuttosto spaventoso. È Pegaso! Ma allora esiste davvero? Oh, caspita, ma è meraviglioso! Avete visto? L'avevo detto che esisteva sul serio. No, non ci credo, è una cosa impossibile. Ah, ma certo, adesso ho capito tutto. Deve essere un travestimento, vero? Di sicuro lo muovono delle persone. Ci sarà una cerniera nascosta? Non c'è! Ho capito, è ovvio, questo è solo un sogno. Su, ragazzi, svegliatemi, così finalmente capirò che questa non è la realtà. D'accordo, come vuoi. Non ha funzionato, sto ancora sognando. Metteteci più impegno. Ok, se è così, allora ci penserò io a svegliarti. Lascia fare a me, attento che arriva. Aspetta, non sono ancora pronto. Però è riuscito a farlo volare. Oh? Ehi, Suneo! Suneo, dove sei? Oh? Ma quello è Pegaso? No, ti sbagli. Quello è un unicorno. Che animale splendido! Oh? Secondo voi vuole che gli saliamo in grappa? Beh, direi proprio di sì. Però riuscirà a portarci tutti e tre? Oh. Oh? Ehi, ma che cosa volete da me? Si può sapere perché mi state fissando in quel modo? Oh? Oh? Un centauro! Oh. Che c'è di strano? Qualcosa non va? No, niente, figurati, tranquillo. Shizuka, ti andrebbe di fare cambio con me? No, non mi va. Suneo, dove sei? Mi domando dove sia andato a cacciarsi. Come faremo a ritrovarlo? Oh. Wow, delle patine! Forse sono qui per aiutarci. Scusate, voi per caso avete visto un bambino qui intorno? Lo stiamo cercando. Ah, da quella parte, grazie mille dell'aiuto. Siete stati gentilissime. Ma che razza di posto è questo? Beh, è un po' strano, ma direi che è un mondo fantastico. Sì, è vero. Gian, che ne pensi? Sì, sono d'accordo. Uffa, non è giusto. E comunque, io continuo a odiare i cavalli! Ciao! Ma che cosa? Che cos'è stato? Eh? È soltanto una volpe? Ma quante code ha? Voglio andare via di qui! In che razza di posto sono finito? Gian! Nobita! Shizuka! Aiuto! Dove siete? Caspita, quello è di nuovo Pegaso! Ehi, che ti è saltato in mente? Come hai osato colpirmi prima? Sei un vero maleducato, sai? Wow! Incredibile, sembra proprio reale! No, 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 andiamo, non può essere vero! Ma forse... Ho capito, è un robot! Dov'è il pulsante? È disgustoso! Oggi capitano tutte a me! È terribile!
Guardate, questa puzza sì che è reale! Ehi, aspetta! Torna qua! Fermo! Dove hai intenzione di andare? Uffa! Non mi leverò mai questa puzza di dosso! Strano, mi è sembrato di sentire la voce di Suneo. Ne sei proprio sicura? Certo, andiamo. Ehi, no, no, no! Posso camminare da solo! Mettimi giù! Avevano indicato questa direzione. E quello cos'è? Oh, ma è una sirena! Scusa, per caso hai visto un bambino? Oh, no, guarda! È la scarpa di Suneo! È terribile, speriamo che non sia caduto in acqua! Oh. Ah. Non può essere! Suneo! Che succede? Tutto! Guardate laggiù! Insomma, non sapete che è pericoloso girovagare da soli? Ce ne siamo accorti. Le regole dicono che è vietato scendere dalla barca safari all'interno del parco. Quale parco? Ah, scusatemi ragazzi, mi sono dimenticato di dirvelo. Questo è un parco safari degli animali fantastici del 22° secolo. Cosa? Un parco safari? Già. Dovete sapere ragazzi che usando la tecnologia del 22° secolo abbiamo ricreato alcuni animali fantastici. Questo è come un parco a tema, dove si possono osservare diverse specie di animali completamente libere e all'interno del loro ambiente naturale. Il parco è visitabile con le barche safari ed è possibile venire ogni volta che si vuole. Ah, naturalmente lui è uno degli agenti del personale del parco. Gli ho dovuto chiedere di darmi una mano perché mi trovavo in difficoltà. Ci dispiace davvero tanto. D'ora in poi cercate di fare attenzione. Ehi, ma dov'è Suneo? Ecco... Ma lo sappiamo. Vedi, Doraemon, Pegaso gli ha dato un calcio e l'ha fatto volare via. Che cosa? Come facciamo a trovarlo? Beh, possiamo usare questa navetta. Anche se spero proprio che non sia andato in quel posto. Quale posto? Dovete sapere che c'è una piccola e remota isoletta. Quel luogo è considerato una zona altamente pericolosa, dove gli animali vagano quando comincia a fare buio. Riuscirò ad andare dall'altra parte. Ci devo riuscire. Coraggio, Suneo. Via. Una, due, tre, quattro, cinque. Ma che succede? Che cos'è questo?
Ragazzi, state attenti, questa è una zona pericolosa. Io non sono tranquillo sapendo che Suneo è disperso su quest'isola. Già, nemmeno io. E si sta facendo sempre più buio ormai. Speriamo che non gli sia successo niente. È meglio dividersi e andare a cercarlo. Suneo, stiamo arrivando! Ma che sta succedendo? Ma da dove è uscito quell'enorme e orribile mostro? Ah! Ora che cosa c'è? Ah, sei di nuovo tu! Mi hai fatto prendere uno spavento, lo sai? Me ne sono capitate di tutti i colori e solo per colpa tua! Oh, non riesci a muoverti? Oh, poverino! Oh, aspetta, adesso ti do una mano io! Anche se mi hai causato tanti guai, ho deciso che sarò lo stesso gentile con te. Beh, mi dovresti ringraziare. Allora, non mi dici niente? Che cosa facciamo adesso? Aiuto, aiuto! Adesso ti libera! L'ho quasi fatta! Vuoi che ti salga in groppa? No, lasciamo stare! Fermati! Ti prego, fermati! È finita! Ok, ce la posso fare. Va tutto bene, non ho più paura. Coraggio! Vai! Siamo salvi! Quella è Suneo! Guardate, sta cavalcando Pegaso! Grandissimo, continua così! Visto? Ora andiamo d'accordo. A quanto pare noi due insieme formiamo una coppia perfetta, non è così? Eh? Oh, andiamo, non fare il timido. Siamo una bella coppia, no, cavallino? Bravo e bravo!